Signori, benvenuti, sono Ryuka con l'analisi della patch 12.8. Bella patch, corposa, con un sacco di aggiustamenti. L'andiamo a analizzare subito perché è una patch che davvero mi carica. Campioni, Swain, viene fatto sostanzialmente un mini rework, neanche troppo mini, a quello che è Swain. Andiamo a vederlo velocemente e ad analizzarlo. Sostanzialmente gli dà più strumenti. Guarigione ai frammenti dell'anima che viene aumentata, molto molto semplice, e scala con i livelli. Ora livelli 1, 16, 11, 16. Prima era un aumentare progressivo, adesso invece a livelli predefiniti, che sono quelli a parte quello d'inizio, il quando andate a maxare la ulti sostanzialmente. Tutta massima aggiuntiva da 5 a 12, questo renderà più grosso. Viene rimosso però che non può più usare la passiva per attirare e strappare frammenti dell'anima ai nemici immobilizzati, quindi questa è una modifica, non andrà più a prendere sostanzialmente quella parte della passiva in cui va a trascinare per prendere frammento dell'anima. Kumano della morte, i danni passano da 55, viene aumentato sostanzialmente di 5 ogni livello, riducendo un filino lo scaling. Questo è una modifica comunque per quando va support, e soprattutto va a concatenarsi con i danni bonus per dardo aggiuntivo, che viene aumentato a livello 1 di 4 fino a un bel corposo, facciamo 48 per fare i conti, quindi parliamo comunque di 6 e mezzo una volta maxato, e lasciando standard il potere magico. Queste sono modifiche per dare più danno base, flat, e quindi permettere di essere molto più efficace anche giocato support, dove gli item di AP non arrivano subito. Dardi massimi a 5, danni massimi con i 5 dardi, anche in questo caso viene aumentato a tutti i livelli, a sfavore però di meno scaling con potere magico già dal secondo step del livello. Ricarica della Q che viene diminuita in early game, e costo in mana che viene diminuito in early game, e anche il late, quindi è una modifica completa che la va a revertare. Vediamo come sarà, sono davvero curioso di provarlo. Doppia visione dell'impero, costo in mana che viene ridotto a tutti i livelli e avrà una nuova passiva. Segnalando più Vusion Imperio nella chat di squadra, viene misterizzato elenco di nemici a portata, come le supreme Twisted Fade e Nocturne. Questo è una cosa comunque di gameplay, non è una grossa modifica, però è interessante. E preghiera maledetta, ora può essere lanciata per tirare tutti i campioni immobilizzati da E preghiera maledetta, strappando ognuno un frammento dell'anima. Sostanzialmente il frammento che era stato tolto dalla passiva viene riaggiunto qui. Viene tolto che quando tira i nemici non infligge più danni, quindi non è vero, continua a infliggere danni. Un vero visionario ora conferisce la visione a tutti i bersagli immobilizzati. Questa è carina, per esempio, se vuoi per attirarlo sostanzialmente. Nel momento in cui io, per esempio, lo faccio dietro un muro, agganciavo qualcuno, ma non avevo vision, non potevo attirarlo e magari porgli la Q o altro per fargli danno. Quindi questa è una modifica interessante. Sconto demoniaco, la ricarica di E, preghiera maledetta, ridotta al 20% durante la R. Questo è enorme, questa è la modifica più grossa secondo me alla spell, perché una volta che voi andate a buttare siete davvero una macchina da omicidio, mettiamola così. Ricarica, costo diminuito, era effettivamente alto e lui è molto R dependent per giocare correttamente. Assorbimento danni al secondo che viene diminuito, sia lo scaling sia il valore di base. Assorbimento salute al secondo che nuovamente viene diminuita, anzi viene aumentato, no, viene diminuita ai primi livelli ed è più alta ai livelli maggiori con anche uno scaling maggiore. Quindi assorbimento danni al secondo diminuito, assorbimento salute al secondo aumentato. Quindi lo si può più gestire con la ferita grave. Viene rimosso che la salute bonus che viene conferita su N nel momento in cui va a ultare. Durata attiva da 12 secondi invece passa in base al potere demoniaco. Quindi questa è un po' una vecchia meccanica che è stata reintrodotta. Attivazione di ascensore demoniaco conferisce a Swain 50 punti di potere demoniaco, che diminuisce al ritmo iniziale 10 al secondo. Dopo 5 secondi di ascensore demoniaca, il potere demoniaco di Swain diminuisce più rapidamente al ritmo di 15 al secondo. Sostanzialmente, se rimanete in mezzo a 5 persone, potete stare nuti anche un minuto.
Buono. E anche questa, finché, o a meno che voi non andiate a interrompere, ma anche questa è una modifica interessante. Se ne ottiene 20 punti di potere demoniaco secondo mentre assorbe campioni nemici. Quindi ritorniamo al discorso che vi dicevo prima. Questo è stato l'altro cambio grosso, sostanzialmente rimanere inutili per enormi quantitativi di tempo. Dopo 2 secondi di ascensione demoniaca, Swain può lanciare di nuovo la sua suprema com'era esplosione demoniaca. Può essere lanciato una sola volta e non conclude ascensione demoniaca. Questo è carino. Cioè, sostanzialmente l'esplosione di Swain, ora come funziona? Voi potete esplodere, ma non conclude l'ascensione demoniaca, quindi non interrompe la R. Voi rimanete ad assorbire, a fare danno costantemente. Quando volete potete esplodere, ma non perdete, ma la ulti finché ha durata continuerà ad andare. Questo è interessante. R esplosione demoniaca, quindi andiamo a vedere la seconda parte dell'esplosione. Vengono aumentati i danni base a tutti i livelli e il potere magico, quindi questa farà davvero molto male. Esplosione demoniaca, ora rallenta i missili al 60% e decresce nell'arco di 1,5 secondi. Non infligge più danni in base alla salute assorbita, ma diventa grossa perché nel momento in cui io entro, dopo 2 secondi voglio rallentare, blocco qualcuno, lo tiro verso di me, mentre provo a scappare, lo rallento e lo continuo comunque a tenere dentro alla zona di assorbimento. È una modifica davvero interessante che va sicuramente provata, ma secondo me ha un suo perché. Bard. Era un po' che non veniva toccato Bard. Passiva, chiamata del viandante, ora i danni magici bonus con gli attacchi passano da 30 a 12% ogni 5 campanelle più 30% di AP a 35 più 14 ogni 5 campanelle più 30% di AP. Fa più male ogni 5. Io li chiamo i bananini, però sono i Kimes. È interessante. Questo è davvero interessante. Altare del custode, ora cura di più. Semplicemente cura di più e quindi lasciandoli magari vicino alla torre a vostro AD carry avete più possibilità di roaming. Ricordiamo che Bard si vive di roaming sostanzialmente come campione. Quindi anche questo è un cambiamento sensato interessante che gli dà un po' di brio, gli dà un po' più di possibilità. Non dovrebbe romperlo assolutamente. Vediamo come sarà poi in game. Ezreal. La ricarica della R ora diminuisce con i livelli. Questa è una. Man mano che l'è andata a maxare. È una modifica che un po' mi spaventa. Ezreal comunque effettivamente utilizza la R più per depushare le wave, più per clearare le wave in giro che effettivamente per fightare. Però è una modifica pericolosa, ricordiamo che generalmente le build di Azreal hanno parecchia CDR dentro. Vediamo come sarà, è un po' pericolosa, è un po' pericolosa. Visto la riduzione di ricarica non vorrei trovarmi Azreal che mi fa il cosplay di Lux e ogni 15 secondi mi tiri un ulti. Spero vivamente di no, vedremo come sarà in game. Questa è una modifica interessante ma che un po' mi preoccupa. Fiddlesticks. Percentuale guarigione contro i campioni della V, quello il Drain, che viene aumentata. Dopo il livello 1 guadagna praticamente un 5 aggiuntivo e sempre 15% contro i minion. Questo lo va a escludere dalle lane, ma lo rende molto, molto più forte all'interno di determinate fight. Lo rende molto più difficile da uccidere. Diciamo che Fiddlesticks non è male, ma è un pick che non funziona benissimo, è un po' in un limbo, è forte, ma ci sono campioni che fanno il suo lavoro molto meglio. Jhin. W, durata immobilizzazione che ora viene aumentata fin di 0,25 a ogni livello. I danni contro i minion non sono più ridotti al 25%, quindi si può utilizzare la V per farmare i mostri, quindi a volte anche banalmente da stittare quando si ha Deep Vision. Più volte mi è capitato, il jungler si sta facendo il gromp, mi metto a lato del muro, le lo rubo. Sono risorse che tolgo gli avversari e prendo io a livello di gold. E catturare il pubblico, velocità di ricarica della trappola che viene modificata, viene diminuita praticamente a tutti i livelli. Di più unirli un po' meno
in late, ma interessanti. Danni a prima trappa e Lotono sono più ridotti al 35% contro i mostri. Questo un pochino mi fa paura come modifica, perché me lo spinge quasi jungle. Ci sarà sicuramente qualcheduno che lo proverà a giocare jungle, non funzionerà assolutamente, però mi aspetto di vederne qualche pazzo che ci prova. Jinx, viene ridotta la salute base, la statistica base della salute, era già stata nerfata, quindi questo è un bilanciamento, continua a essere discretamente forte e quindi la si rende più fragile, soprattutto i primi livelli se la aggredite e di burro. Kai'Sa, questa era la modifica che aspettavo di più. Chi mi segue in live sa che me ne sono lamentato abbastanza. Kai'Sa P, quando raggiungeva un certo spike nel game, era ingestibile. Quindi ora passiva di Kai'Sa che viene, vengono modificate su vari aspetti, sostanzialmente un nerf alla versione AP. Danni, la passiva, seconda pelle, danni magici bonus dopo il consumo delle cariche plasma, che da 15% più 2% ogni potere magico passa al 15% più 5% ogni 100 di potere magico. Quindi è interessante la modifica. Vediamo, della salute mancante del bersaglio in questo caso. Vedremo com'è. Il fatto che lo scaling sia passato alla salute mancante del bersaglio è interessante, quindi non vi va più a tirare via blocchi di vita. W, cercatore del vuoto, danno magico che sostanzialmente passa a 30, 55, 80, 105, 130, rimane invariato, 130% di attacco fisico, più viene quasi dimezzato il potere magico, da 70 passa a 45, farà meno male. R, istinto omicidio, forza dello scudo, 70, 100, 125 rimane invariato, più lo scaling con la D che rimane invariato, ma più scaling con il potere magico. Sostanzialmente, con questa serie di modifiche, Kai'Sa AP non è che non funzioni più, ma evitate a un certo punto del game di una W, avete perso un terzo di vita, seconda W, vi siete rimasti senza vita, lei vi arriva addosso da dove non avete neanche vision, vi fa una Q e morite. Questo non avverrà più, è comunque viabile, ma è stata finalmente bilanciata. In determinati game era ingestibile a un certo punto, se i game duravano più di 25 minuti, con anche dei tank ti arrivavano delle botte, perché comunque giocava anche Dark Harvest che andava ad ampliare questo danno. Quindi bella modifica. Kassadin, sfera del nulla, Q, vengono aumentati i danni base e viene aumentato lo scaling. Kassadin è quel campione che, come si è visto anche l'altro giorno in live quando ho giocato Vex, soffre molto la prima fase di corsia, ha bisogno di tempo in un meta attualmente dove le partite sono più corte e si gioca molto più aggressivamente e quindi è più difficile scalare e risultare efficaci. Questa è una modifica per dargli più scudo sostanzialmente e renderlo un po' meno fragile durante la fase di corsia, e comunque non fa schifo neanche andando in late. E pulsar di forza, danni magici che ottengono un 5% in più di scaling con il potere magico. Anche questo, un po' più di danni, in early la si può utilizzare anche per clearare magari una wave, quindi è un aiuto che viene dato a Kassadin su tutti i fronti per renderlo un pochino più viabile. Vedremo, avrà sicuramente un impatto, mi immagino più a elo alti generalmente. Mordekaiser, passiva, scesa delle tenebre, velocità di movimento bonus che dal 3% a tutti i livelli passa da 3, 6, 9% ai livelli 1, 6 e 11, quindi gli stessi livelli con cui si va a sbloccare i primi due scaling della ulti, ed è interessante. Velocità di movimento bonus, ragazzi, non dimenticatevela, è molto molto importante, viene generalmente sottovalutata, ma ci sono soprattutto su alcuni di carry, ma in generale una modifica alla movement speed può fare la differenza sul campione, da essere con un win rate del 40% a un win rate del 55%. No joke. Poppy la continuano a buffare. Io continuo a dire che in realtà Poppy è un campione molto forte che non viene giocato, quindi vogliono che venga giocata, continuano a buffarla, e questo è il trend che sto notando. Quando qualcuno si accorgerà che Poppy esiste e inizierà a giocarla, ci sarà il meta di Poppy e poi verrà uccisa. Penso che il modus operandi sia questo, salvo che inizi a essere giocata adesso,
e vedere, è molto forte, blocca, vi ricordo che blocca gli scatti, quindi molti campioni aggressivi soffrono tanto Poppy. Presenza ferrea, da W, parlando di bloccare gli scatti, viene diminuita tutti i rank la ricarica. La R, durata del lancio non caricata, da 0,75 passa un secondo, quindi il tempo che vi tiene in knock-up. Velocità proiettile, da 2000 passa 2500, quindi vi lancia via più velocemente. Distanza di respingimento, da 2400 a 3400 a max charge. È grossa, questo è davvero grossa, vi manda più velocemente ma più lontano. Vi taglia completamente fuori dalla fight. Rimborsa la ricarica alla cancellazione da 30 a 15 secondi. È interessante. È davvero davvero interessante questa modifica. La rende... ho voglia di giocare Poppy, mettiamola così. Andiamo avanti. Sejuani, Furia del Freyr. Sejuani riceve armatura glaciale dopo non 12 secondi ma da 12 a 6 secondi a livello 1-18 in cui non subisce danni al campione. È un buff per il late. Sejuani vanno sempre con i piedi di piombo a toccarla perché è un jungler che con la minima modifica torna a essere molto dominante, può essere molto forte. Questo è un bel buff per il late, dove la passiva che vi dà la resistenza extra quando non subite danni dai campioni o da mostri può essere interessante, perché comunque nel momento in cui, finché non vi si rompe l'armatura, siete estremamente duri da distruggere, da aggredire. Quindi è una modifica interessante, voltata al late, non farà una grossissima differenza, ma fa piacere vedere comunque anche queste modifiche. Soraka, infusione astrale, guarigione di infusione astrale che viene diminuita a tutti i livelli e viene diminuito il potere magico. Questo fa parte un po' di quel movimento, quel trend che ha preso League adesso, della riduzione delle cure generali nel gioco. Non c'è una grossa differenza, Soraka comunque cura dei bei blocchi di vita, però è una modifica sensata. Sylas, R, violazione. La ricarica della sua ulti passa da 170 a 40, 80, 55, 30. Ricordiamoci che l'R di Sylas ruba un'altra ulti, ma dopo che avete usato l'ulti di un altro campione dovete sostanzialmente aspettare la ricarica della ulti comunque del campione a cui l'avete rubata più un determinato tot, se non ricordo male. Quindi sostanzialmente questo permette, con un po' di CDR soprattutto in late, di rubare più ulti all'interno della stessa teamfight. È una modifica sensata. Sylas mi fa sempre paura quando viene buffato, perché può essere un campione davvero tanto opprimente. Però vedremo le modifiche, che impatto avrà sul campione. Tristana, crescita attacco fisico che da 3.3 passa a 3.7, attacco fisico a livello 18 che da 115.1 passa a 121.9. È un buff alle statistiche, piccolo, interessante. Comunque anche Tristana può essere un campione estremamente opprimente, soprattutto ricordiamo che può essere tranquillamente anche giocata mid e livello 1, livello 2, livello 3 può essere estremamente aggressivo come pick, quindi è un buff. Vediamo vediamo come andrà. Sicuramente, come dicono anche loro, dovrebbe renderla meno dipendente dagli attacchi a testa bassa con l'Hail of Blade per un effetto valanga iniziale. Vedremo. Vogliono spingerla a prendere altre rune. Secondo me non cambierà la situazione, anzi la renderà semplicemente un po' più forte durante le prime fasi, dove in realtà fa già la padrona. Vel'Koz, fissione al plasma, la Q. I danni magici, che in questo caso ottengono un migliore scaling con la P. Questo lo sposta più verso la mid, forse. Frattura del vuoto, che di nuovo ha un migliore scaling con la P. Questa modifica funziona benissimo anche support, ma lo rende molto più forte anche in mid. È un buff a tutti gli effetti, perché comunque è un pick anche da support che è molto opprimente, ma estremamente fragile, che soffre tanto comunque di campioni da engage, come può essere Pantheon, come può essere un Blitzcrank, che comunque lo possono hard ingaggiare. È interessante anche questa modifica. Vladimir, armatura base, che viene aumentata o diminuita? Vladimir, armatura base che viene modificata, è scomparso un po' dalla scena professionale, non è che ci mancasse, onestamente, quindi viene fatto questo mini buff all'armatura base.
come dire, non ne sentivo la mancanza. È proprio palloso giocare contro Vladimir. Però può essere, se non comunque il suo pick rate enormemente diminuito, proprio anche in vista dell'MSI e di altri campionati abbastanza importanti, gli viene dato uno strumento aggiuntivo piccolo. Xayah, un altro nerf di cui mi sono lamentato anche ieri in live, ultimamente iniziava a essere, proprio per le vie della Q, estremamente opprimente, viene giocata con aerei. Danna per lama, che viene diminuito a tutti i livelli, e la ricarica, che viene aumentata dopo il livello 1 di 0.5 secondi ogni volta. Grazie, perché arrivare a un certo punto del game e letteralmente senza counterplay, un po' come era la versione AP di Kai'Sa, venire costantemente arrassati da questa spell e perdere quantitativi di vita senza poter sostanzialmente tradare indietro era abbastanza frustrante, ed è questo il motivo per cui è stata modificata. Xerath, penso di non vedere una modifica Xerath da davvero lungo periodo. Durata dello stordimento di Xerath, che passa da 0.5 2 secondi a 0.75 2.25 secondi. E una modifica interessante, piccola, non penso cambierà la situazione di Xerath attuale, ma vedremo, vedremo. È bello vedere anche certi campioni che comunque vengono toccati, non sempre costantemente ignorati. Zoe, costo in mana della Q diminuito e tuffo nel portale, quindi l'R, costo in mana diminuito. È un buff a tutti gli esempi per dare un pochino più di vivibilità a Zoe, soprattutto i primi livelli dove il mana tende comunque a scarseggiare. Più si va avanti nei game, più comunque la gestione del mana viene semplificata dagli item comunque di AP, che generalmente danno una discreta mana regen. Però è interessante, anche perché Zoe comunque fa di forte comunque un discreto arrasto da parte delle spell, per cui ha bisogno di poter continuare a farlo. Modifica interessante che mi piace parecchio. Oggetti, cronografo, ora dorata. Cronografo non sarà più acquistabile se si possiede già Angelo Custode o Cressidra di Zonia. Questo a me fa malissimo, addio il mio doppio Zonia. Era una cosa che io facevo, soprattutto sui maghi AP, dove se non utilizzavo la Zonia, il cronografo, ma acquistavo una Zonia, acquistavo un altro cronografo, e sostanzialmente spesso fungevo da bait attivando la Zonia e dopo la Zonia attivando il cronografo. Era un tempo infinito di stasi che permetteva al tuo team di, se aveva una, se ne aveva la possibilità, di riassettarsi, venire in soccorso, aggredire, perché comunque io lo utilizzavo proprio come funzione da bait, magari su un campione come può essere Vex, che si lancia dentro, shotta qualcuno, si fa quasi 5 secondi, 4-5 secondi di stasi. Interessante. Un po' mi mancherà questa cosa, ma era un po' sbagliata e me ne rendo conto. Revisione dei contenuti mitici, l'abbiamo parlato anche l'altra volta. Vediamo un attimo cosa hanno aggiunto. Festa per lancio, inizio dell'evento. Tutti riceveranno una missione che conferisce una capsula Eclissi, valida per il tracciato e ricompense, e una borsa Eclissi 2022. Questa si aggiunge alla normale serie di missioni gratuite da affrontare durante gli eventi vetrina. Con una capsula avete l'icona Cavaliere Eclissi 2022, con tre capsule avete le motte di Senna, più 5 essenze mitiche, con 5 capsule aspetto epico permanente Eclissi 2022, quindi Aatrox, Eclissi Lunare, Senna, Eclissi Lunare, Sejuani, uno di questi qui nuovi, più 15 essenze miniche. 10 capsule avete l'aspetto epico permanente Eclissi 2000 casuale più 20 essenze mitiche, con 15 avete un aspetto epico permanente più 25 essenze, con 20 avete un altro aspetto più una borsa più 30 essenze mitiche, con 25 avete due borse Eclissi 2022 più 30 essenze mitiche, con 25 capsule più l'icona ricompense, questo è il, sono tutte le ricompense, quindi in totale avete 25 capsule più un'icona cavaliere dell'eclissi più un'emote di Senna più tutti e quattro gli aspetti dell'evento più tre borse eclissi 2022, 125 essenze mitiche per il prossimo, quindi siete già praticamente a posto per il prossimo campione che andrà nella modalità prestigio, che se lo volete prendere. Senna Eclissi Lunare edizione prestigio sarà disponibile nel negozio mitico a prezzo di 125 essenze per la durata della vetrina del cavaliere dell'eclissi, fortunatamente completamente tracciato
tracciato delle pietre miliari vetrine Eclipse 2022 conferisce 125 essenze mitiche. Terminato questo periodo non sarà disponibile l'acquisto tramite essenze mitiche, ma verrà aggiunta ai premi e ai cambi, quindi la potete rerollare, ma non vi dà il bordino. Questa è stata la modifica che la Riot ha scottato la community, perché io che sono uno dei vecchi giocatori e ho praticamente tutte le skin del gioco, con tre reroll riesco a ottenere sostanzialmente il nuovo aspetto uscito. Il fatto che lo volessero mettere dopo più di un anno, insomma, diventava molto difficile ottenere determinati aspetti ed era più uno specchietto per la Lodl, perché io prendo 25 capsule, non sempre ha senso, una volta che ho comunque delle shard a parte. Io ogni tanto acquisto delle shard, generalmente durante gli eventi, per i punti, per tutto il resto, ma non così tante. Quindi vedremo com'è, è interessante, fortuna hanno ascoltato i giocatori. Modifica le pietre miliari capolavoro, 25 forze di capolavoro, 5 essenze mitiche e un frammento aspetto da 1350, ora da 10 essenze mitiche e un frammento aspetto da 1350. Ricompense attrattive: i giocatori che hanno completato il pietre miliare da 25 forzieri prima aggiornamento riceveranno 5 essenze mitiche per ogni completamento. Gratis, tutti riceveranno una missione che conferirà 10 essenze mitiche. Diciamo che, essendo che il sistema sta cambiando, Riot ci dà dei piccoli regali per farci entrare all'interno del sistema. C'è il Clash di Piltover, vengono risolti tutta una serie di bug. E ora andiamo a vedere un attimo le skin che avremo: Aatrox, Eclisse Lunare, Kyle Oscuratrice, hanno cambiato nome in corso d'opera. Sen Eclisse Lunare più la sua versione Prestige, che è sostanzialmente quella che noi stavamo comunque aspettando, e quella dell'evento, le 25 capsule. Sejuani, Eclisse Solare, Sivir Eclisse Solare, Gambling il Traditore e Yasuo Corsaro. Queste saranno disponibili da domani 28 aprile alle 10 di sera, ormai è la solita, quindi il giorno dopo la patch alle 10. Io vi ringrazio per avermi seguito, stay tuned and see ya.